Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Abbiamo un giovane ospite, signor Colombo. Filippo. Cioè, torniamo, signore. Filippo. Filippo. Filippo Colombo. E che stamattina mi hai portato questa fotografia. Sì. Ok. E che hai stampato da Jacopo. Ho stampato da Jacopo, esatto. Jacopo Bianco e Nero. Sì. Che mi hai portato gentilmente. Allora, tu come sei giovane, 18 anni, yes. Da quando che fotografi? Allora, io fotografo da, in realtà un pochettino da sempre, fin da quando sono bambino, un po' per il fatto che entrambi i miei genitori, mia mamma essendo fotografa, ma anche comunque mio papà essendo molto dentro anche lui nell'ambito della fotografia, come d'altronde lo erano anche i miei nonni, è sempre stata una cosa un po' di famiglia. Comunque molto. È una grande appassionata, sì, quindi. Sì, sì, sono. Nella mia famiglia sono tutti appassionatissimi di fotografia, oh. Ognuno con la propria macchina. Ognuno con la propria macchina. Cioè, il tuo papà che macchina preferisce? Mio papà ha Contax. Contax. Sì, la mia mamma Leica. Ah, tua mamma Leica? Mia mamma Leica, esatto. Sì. Una bella rotta, eh? Sì, 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 ma come il papà del mio papà, ovvero il nonno sì. Pier Giorgio, era appassionato di Contax, e il papà della mia mamma, il nonno Giancarlo, era appassionato di Leica, ah. Esatto. e Hasselblad. Okay. Ah, ok. Certamente, ah, ecco, sì. Perché non si sono divorziati. Esatto, erano troppo legati, assolutamente. Sì. Quindi fin da piccolo mi capita di prendere in mano la macchina della mamma, che magari è in giro per casa, e scattare foto anche un pochettino a caso, come viene, ecco. Quando cresco un po' di più, la mamma mi regala. Ma che tua mamma, cioè, non ti ha mai detto Filippo, non toccati a me? No, 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 ma quello certo, quello sempre, ma anche adesso, vietato toccare le tappe. Assolutamente. Quando cresco un po' di più mi regala una compatta, una macchina foto compatta super, super base, super semplice, digitale, sì. E io incomincio a fare queste fotine al mare, così, certo. Dato che la macchina era anche subacquea, si poteva andare sott'acqua, certo. Ed era divertente. Il nonno Pier Giorgio mi regala invece una, forse credo fosse una Sony, digitale, molto bella. Se non che il giorno dopo in cui me la regala, sul trenino del Bernina inciampo, cade la macchina e si rompe immediatamente. No. Con tutti i presenti quasi disperati, perché io avevo appena rotto, certo. La macchina che mi era stata regalata. Quanti anni avevi? Ero piccolo, avevo 5-6 anni. Oh, madonna! Sì, 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 sì. Cade il vetro, va lo schermo, certo. LCD, si rompe, la macchina è irreparabile, sono tutti disperati, ho rotto la macchina. Allora, qui devo sottolineare che, cioè, non è stata colpa tua, è colpa di, non voglio dire colpa di tuo nonno, però un bambino di 5 anni è cosa peggiore, cioè, non far sentire in colpa. No. Ma no, ma poi la cosa si risolse velocissimamente, nel senso, certo. Ci si fece una risata e niente, sì. La macchina ce l'ho ancora, tra l'altro, rotta nel cassetto, come ricordo, bellissima, dell'esperienza. Quindi, cioè, per te una prima foto seria, nel senso, sì. Che hai desiderato fotografare, sì. quando già accade questo? Allora, accade quando io ero in seconda liceo, in terza liceo, ah, okay. Poco tempo fa, sì. con le Polaroid, sì. Poiché il concetto in sé della Polaroid, della foto istantanea, immediata, sì. Imprecisa, sì. Poiché a parte la SX70, sì. Quello che vedi non è quello che effettivamente stampi, no. Poiché il telemetro, no, è un'altra cosa. E le prime foto in cui incomincio effettivamente a studiare cosa voglio che si veda, come voglio che si veda, sì. Proprio il soggetto sono appunto le Polaroid, con una semplicissima Polaroid 600, sì. Fatte a delle feste, certo. Dove mettevo in posa, facevo le mie composizioni, obbligavo tutti gli amici che non avevano voglia di fare, ovviamente. Chi ama una festa, voglia di fare. Via, cioè, sto Filippo rompe. Si rompe, con le sue foto.
E ho scattato tanto tempo con la Polaroid. Sì. Io sono andato avanti un annetto buono, solo sì, a Polaroid. Sì. Iniziando con la 600, comprandomi poi una SX70 con autofocus, per poi passare al dorso Polaroid del banco ottico. Ah, ok. La mamma aveva un banco ottico, un banco ottico Toyo. Basta che desideri. Sì, sì, c'è tutto, casa, c'è devo tutto. Solo cercare. A una festa di Capodanno organizzata a casa mia, allestisco in una stanza un set fotografico con appunto sempre l'attrezzatura di mia mamma, il telone, il fondale, metto il telo in canvas, la festa è a tema anni 20, sì, e io il pomeriggio del 31 dicembre 2018 sì, vado alla ricerca delle pellicole Polaroid FP100C, poiché essendo fuori produzione da tempo e quelle della Fuji, quelle Polaroid invece sono sparite da secoli, ovviamente, sono introvabili, sono scadute. Col treno trovo un tizio a Bergamo che riesce alle Polaroid che voglio io, alle versioni Silk, e prendo il treno il 31 dicembre, vado, compro i miei tre pacchetti di pellicole. Tre pacchetti, quanto hai pagato? Le ho pagate, non mi ricordo, però tanto. Tanto, tanto, tipo 30-40 euro a sì, scatola. Sì, tipo 35 euro a scatola. Sì. Per 10 foto. 100 euro sì, per 30 sì, scatti, diciamo. Sì, esatto. La cifra era questa. Che erano scadute da qualche anno. No, erano scadute da pochi mesi, perché erano proprio le ultimissime prodotte da Fuji. Certo. Di conseguenza sono stato anche fortunato perché le foto sono uscite tutte. Certo. Sera del 31 dicembre, il mio banco ottico pronto, abbiamo studiato il pomeriggio le luci col softbank, col flash, sì, è tutto perfetto, sì, ho segnato per terra con lo scotch il punto in cui le persone si devono mettere e mi metto a scattare la sera di Capodanno col banco ottico con le pellicole Fuji, certo, a tutti i miei amici super tutti in tiro con le ragazze con i loro abiti, esatto, con le piume, con i capelli, sì, eccetera, e il giorno dopo tutti mi chiesero le foto, vogliamo subito le foto, dacci tutte le foto, io che non gli ho data neanche una perché con quello che l'avevo pagato, certo, e con tutto il lavoro che avevo fatto per scattare, beh, per prendere anche fare scansione, abbiamo fatto tutte le scansioni, gliele ho inviate in versione digitale e ammetto che qualcuna, qualche ragazza, qualche amico l'ho anche regalata, sì, anche se comunque il grosso l'ho tenuto nel mio album, certo, beh, sì, sarebbe ideale fare anche un piccolo librettino. Allora, il librettino c'è, sì, in versione tra virgolette originale, poiché Polaroid non avendo negativi, una certo, foto irrepetibile che custodisco gelosamente nel mio cassetto, sì, e che nelle occasioni, feste, compleanni, eccetera, porto sempre, sì, poiché lo aggiorniamo con nuove foto, sì, e le persone che non hanno ancora avuto modo di vedere tutte le foto scattate nel corso degli anni magari si emozionano anche, certo, vedendo come erano, come eravamo piccoli, come siamo cresciuti. Certo. Ecco. Attualmente che macchina stai utilizzando? Attualmente utilizzo Leica R6. Sì. In realtà avrei a disposizione qualche altra macchina, come ad esempio R5, qualcosina di R4 e R3. Anche se in realtà proprio la macchina con cui mi trovo meglio è appunto la R6. Che è una macchina meccanica. Che è una macchina completamente meccanica, certo, appunto, senza automatismi, senza, certo, autofocus, certo, senza... Io mi guardo la come mai c'è un giovane come te e che vai su questa analogica, nel senso, cioè tutto completamente manuale? Beh, in realtà il centro della questione è di necessità virtù, ovvero io mi sono trovato con queste macchine, sì, tendenzialmente tutte analogiche, sì, e ho cominciato a scattare con queste, inizialmente proprio per gioco, facendo foto semplici, certo, senza studiare troppo, per poi invece appassionarmi e andare a ricercare di più i soggetti, i temi e i concetti che volevo esprimere con queste foto. Fantastico, cioè sai che ad esempio Giampaolo Barbieri, sì, quando andava a scuola media, sì, lui diciamo creava un palcoscenico, bene, oggi Romeo e Giulietta, no? E quindi cioè, creava anche vestiti, andava a un posto diciamo
adeguato, sì, e fare anche degli scatti. E studiava appunto. Sì, esattamente. Cioè, si divertiva in questa maniera un po', cioè, sì, mi sono ricordato, cioè, sì, no, i racconti di grande Barbieri, cioè, ascoltando i tuoi racconti, che è bellissimo. Bene, quindi ovviamente tu non hai intenzione di diventare fotografo. Allora, in realtà è una questione molto combattuta proprio a livello personale, poiché tanto quanto amo la fotografia, tanto quanto amo la scienza e di conseguenza in particolare la medicina. Okay. Io sono al quarto anno di liceo scientifico, quindi tra poco mi toccherà scegliere quale strada prendere. Certo. Se tentare il test di medicina oppure se andare sul sicuro con un'accademia fotografica o comunque proseguendo gli studi di fotografia. Sì, sì, sì. E in questo momento sono sinceramente molto combattuto. Ecco. Certo. Non... Beh, segui il tuo istinto, ovviamente. No? Certo. Sì, però cioè questo detto tra di noi, sì, che stiamo registrando, se potessi scegliere medicina probabilmente meglio. E è quello che mi dice la mamma, quello che mi dice, sì, papà, quello che mi dice Jacopo. Sì, sì. Allora, fotografia, anche essendo anche un appassionato amatore, puoi approfondire benissimo, certo, senza alcun problema. Mentre il mondo di fotografia è così tanto difficile emergersi e cioè proprio poter lavorare, poter assicurare la tua vita quotidiana, il pane quotidiano. Bisogna cercarsi sempre il lavoro. E certo, quindi io non dico di no, ovviamente, perché la vita è tua, la vita è devi, diciamo, architettare, programmare e camminare, perché la felicità è continuare a fare ciò che piace. Piace. Sì, sì. E in effetti, e quindi io non dico di no assolutamente, però spero che tu riesca ad ogni modo, cioè, certo, ad ogni modo, cioè, e fai medicina, fai avvocato, fai anche un impiegato, cioè qualsiasi cosa, e che però continui la tua ricerca fotografica. Certo, quello di sicuro. Sì, cioè questo è cosa secondo me più importante. No, sono pienamente d'accordo, non certo, posso che condividere il suo pensiero, certo, è assolutamente illuminato. Sì, perché fotografia probabilmente è quasi una necessità per te. Sì. Sì. Se posso raccontarle un aneddoto? Sì, dai. Quest'estate, era circa luglio, io stavo pesantemente rompendo le scatole a mia mamma dicendo insegnami a utilizzare bene il banco ottico, spiegami bene come si fa, lei non aveva tempo, magari aveva anche poca voglia, e diceva sì, lo faremo, vedremo. Pomeriggio le dico voglio che mi insegni, voglio capire come si fa e come si usa. E lei mi dice va bene, hai vinto, te lo insegno, ma allo stesso tempo io non è che volessi imparare in studio, perché sai, è troppo facile stare in studio, ecco. Certo. Allora le propongo, andiamo al passo dello Stelvio, comunque lontano, un po' di ore di macchina, col banco ottico. Un po' tentennante, accetta. Partiamo alle 5 da casa, noi abitiamo a Lecco, quindi un pochettino più vicini da Milano, e partiamo col banco ottico montato, con gli chassis pronti, io sono andato a comprare le pellicole a Milano per il banco ottico, pellicole piane, e ci avventuriamo in questa odissea, ecco, arriviamo al passo, è estate, noi non eravamo assolutamente coperti a sufficienza, fa freddissimo, ci sono tipo 5 gradi sotto zero, no? E noi siamo vestiti da mare quasi. Montiamo il nostro banco ottico per fotografare l'Ortles, ci mettiamo, studiamo la messa a fuoco, studiamo la luce, vediamo, abbiamo portato dietro anche il libro di Ansel Adams per la
per il sistema zonale e avere un'esposizione perfetta a tutte le tonalità di grigio, scattiamo le nostre foto e infreddoliti ci infiliamo in un rifugio perché stiamo congelando, siamo stanchi morti e ci godiamo poi una giornata in montagna un po' diversa dalle altre. Devo ammirare tua mamma. Anch'io, dopo questa esperienza. Che però è stato bellissimo. È stato bello, vero? È stato molto bello, sì. Perché poi sicuramente avrai questa fotografia, però quello che hai impressionato sulla tua anima, certo, è ancora più importante, è che è proprio vedere quella fotografia. Assolutamente. Perché la fotografia diventa comunque come una fonte e che ti tirerà fuori tutta la vita, anche tra 50 sì, anni, ti ricorderai tutti i dettagli di quelle grazie anche quella fotografia. È una magia, bellissimo. È una magia sì, anche della fotografia, che conservano anche il sentimento, l'anima, e l'anima anche della tua mamma. Certo. Sì, cioè questa è una magia importante. Bene Filippo, allora noi la prossima volta vogliamo vedere altre più fotografie, le porto tutte, porto sì, cioè, uno scatolone, non lo so, cioè assolutamente, che, molto volentieri. Ti ringrazio e complimenti e vai avanti e per Speriamo. La tua strada. Assolutamente. Grazie. Grazie a voi.